Sindaco Roberti, un altro spazio di aggregazione vitale per i giovani in periferia. Beh, stiamo andando avanti con il nostro programma elettorale, anche in via dei Pruni presto verranno realizzati due campetti a Difesa Grande e ora ci stiamo dialogando con la Proloco per l'impegno che loro hanno preso nella gestione del campo giù a Porticone per la realizzazione anche lì di campetti di basket o di calcetto a seconda dell'esigenza del quartiere, per far sì che i ragazzi tornino a giocare nel loro quartiere, a divertirsi, soprattutto in una città come Termoli dove l'estate è bello ritrovarsi con gli amici dopo che la scuola è chiusa per scambiarsi un po' di abbracci, ma soprattutto per divertirsi in armonia e in perfetta salute. Questo anche per promuovere un contatto tra persone che non si limitano soltanto a vivere digitalmente. Esatto, portiamo di nuovo i ragazzi dentro i nostri parchi a farli divertire, basta con le tastiere e i monitor, facciamo sì che questi ragazzi conducano una vita sana dedita allo sport, perché mens sana in corpore sano, così dicevano i latini e così dobbiamo trasmettere a loro questo senso civico ma anche questa educazione comportamentale. Quartiere di San Pietro, dopo i campi di calcio, quello di basket, si andrà a caratterizzare come luogo sportivo per eccellenza? No, ma anche gli altri quartieri, pure a Difesa Grande ci sono campi di calcio, ora realizzeremo anche lì campi di basket e di calcetto, anche in via dei Pruni che c'è un bellissimo spazio verde che presto verrà attrezzato, con il tempo giusto, il tempo necessario, ma anche con le risorse economiche che abbiamo, quindi è all'interno del nostro programma, ci faremo molta attenzione, su questi aspetti per dare a tutti i quartieri il giusto riferimento di aggregazione, ma anche il motivo di poter condividere momenti ludici all'interno del proprio quartiere. Un ulteriore spazio per promuovere uno sport come il basket che ha importanti tradizioni in città? Assolutamente sì, è uno spazio importante, molto bello,
per promuovere la pallacanestro, che a Termoli è sicuramente uno sport molto seguito e molto sentito e soprattutto rivolto ai giovani che hanno la possibilità di poter giocare all'aperto, quindi avere il contatto anche con la natura, il contatto personale e quindi di potersi mettere in discussione tra loro stessi. Altri spazi destinati alla pallacanestro ci saranno in altri luoghi periferici, si vuole rinverdire una tradizione che porta i giovani a contatto col canestro. Il futuro è assolutamente questo, lavorare sui giovani per fare in modo che si possa crescere come territorio, sia all'insegna dello sport, del lavoro, della possibilità per questi giovani di mettersi in discussione e di riuscire a realizzarsi nelle loro attività. Magari manca solo qualche playground per promuovere anche il 3 contro 3. Ma guarda, io credo che questi campi possano svolgere anche questa funzione. Forse bisognerebbe cominciare a pensare anche agli impianti al chiuso per l'attività invernale e avere un impianto importante anche per la città di Termoli. Cose che li porta lontano dal vero gioco, cioè quello di stare insieme, di divertirsi, di socializzare e soprattutto di fare una vita sana, perché lo sport aiuta a crescere e, come dicevo, i latini, mezzo sano in condizione. Affidiamo questo impianto a voi ragazzi, divertitevi e se trovate qualcuno che non si comporta bene, segnalatecelo che noi interveniamo subito, perché questo è uno spazio dedicato a tutti quanti voi. È un giocattolo vostro, difendetelo, tenetelo a cuore e soprattutto divertitevi senza farvi. Grazie a tutti quanti.